del resto avevano aderito al PSI, c'è qui uno di quegli esponenti che è Luigi Covatta, proprio in nome di quegli ideali. E non è neanche vero che esistesse il CAF. Se fosse esistito il CAF, io allora ero parlamentare, non si capisce perché Andreotti abbia dato ordine di non votare Forlani, Presidente della Repubblica, nel maggio del 1992. E poi è ben difficile un accordo a tre, Craxi, Andreotti, Forlani, cioè il CAF, quando i posti a disposizione erano due, la Presidenza della Repubblica e la Presidenza del Consiglio. Esiste un rapporto di collaborazione tra la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, ma non una carcere in cui i tre maggiori esponenti dei due partiti si erano imprigionati per un accordo duraturo a venire. Ma vengo al discorso, se no sono troppo lungo, al discorso dell'attualità socialista, e pongo due questioni che mi sembrano centrali nella valutazione anche del nostro convegno di oggi. Quello che ci aspetta, e cioè l'idea di una possibile rinascita di un soggetto socialista in Italia, io non credo che dipenda solo o tanto da noi, e cioè dai figli e dai nipoti del vecchio PSI, ma che dipenda invece dalle condizioni obiettive dell'economia e della politica italiana ed europea. Una valutazione un po' marxista, se volete, io non sono mai stato marxista, però credo davvero che questa volta sia questa la chiave di volta di poter unificare nella speranza di rimetterci insieme e di metterci insieme a tutti coloro, non solo tra noi, che credono agli ideali del socialismo riformista e democratico italiano ed europeo. C'è una condizione nuova a livello europeo, si parla, alla luce della crisi economica e finanziaria che attanaglia tutti i paesi dell'Europa, della necessità non solo di costruire un'Europa monetaria, come abbiamo fatto fino adesso, ma di costruire un'Europa politica. Ebbene, se si va verso la direzione della costruzione di un'Europa politica, è evidente che si debba creare anche in Italia una famiglia europea, partiti con identità, non più partiti anti-identitari. È vero che il PDL è nel Partito Popolare Europeo, ma insomma, ci resta, diciamo, come un corpo tutto sommato estraneo, basterebbe pensare ai rapporti non proprio idilliaci che sono esistiti tra Berlusconi e la Merkel, e le battute anche un po' osse che lo stesso Berlusconi ha detto nei confronti della cancelliera tedesca.